separerà dall'amor di Gesù. Ma forse la distretta o la tribolazione ci separerà dall'amore di Dio, ci separerà ci separerà dall'amore di Dio, ci separerà dall'amor di Gesù, sarà forse la distretta o la tribolazione che ci può separare da questo ci separerà dall'amore di Gesù. Ci separerà dall'amore di Gesù. Né morte nella vita, né presente né avvenire potranno separarci da nostro Signore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi abbiamo cantato questo canto. Quando noi cantiamo vuol dire che condividiamo. Non è che non siamo alle prove del canto. Non stiamo facendo le prove, c'è Sanremo. Noi cantiamo perché è anche una preghiera, una lode. Io condivido ciò che canto. L'anima mia lo condivide, ma tu lo condividi? Hai cantato? Questo canto dice: cosa ci può separare dall'amore di Dio? L'amore di Dio. Poi è, come dire, tangibile, non è un amore così invisibile, lo so solo io e Dio, solo io e Dio. Gloria a Gesù Cristo. Chi ci può separare dall'amore di Dio? Accomodate. Dice il canto. Dice questo canto. Le difficoltà di questo mondo, le tribolazioni, cosa ci può separare dall'amore di Dio?
perché l'amore di Dio, ecco, vi spiego quando parliamo dell'amore di Dio che cos'è. Che cos'è l'amore di Dio? L'amore che viene, ci viene dato dal Signore e noi lo riceviamo, cioè quello che noi riceviamo da Dio, quello è l'amore di Dio. Quando noi lo riceviamo, sai cosa avviene dentro di noi? C'è amore. Non gli amori, vari livelli di amori umani, l'amore di Dio. Quell'amore che Dio, con quale Dio ci ama, quando risiede dentro di noi, se noi abbiamo amore di Dio, sai cosa c'è dentro di noi? L'amore di Dio cosa fa? Amore verso il corpo di Cristo. Amore verso i fratelli. Cioè. Dice, ma perché? Perché è il suo Spirito. Dice, quando lo Spirito Santo verrà, glorificherà il mio nome. Perché era la mia volontà. Ama, salva. Scusa, Gesù non ci ha salvati per salvarci, non ci ha amati, e se no perché ci doveva salvare? Quindi è spirito di amore, l'amore di Dio è nel suo spirito, e quando viene dentro di noi il suo amore, sai cosa produce? L'amore di Dio trasforma il cuore. Dice, trasforma e cambia il nostro cuore. Da cuore di pietra, come dice in Ezechiele, dice, io toglierò da voi quel cuore di pietra e metterò un cuore nuovo. Come avviene questo fatto? Avviene perché noi, avviene quando noi accettiamo il suo amore, perché egli ci ama, no? Che il suo amore va accettato. Quando viene accettato, produce dentro di noi forza. Forza. La forza di amore. Perché alcuni non hanno questa forza di amare? No, la forza dell'amore, sai come si misura? In tante maniere. Una delle quali è quella del perdono, della misericordia, della pietà. L'amore di Dio dentro di noi, no? Uno che è grato, no? È pieno di grazie. Uno che è grato è pieno di grazie. Cioè quando noi siamo grati, riceviamo grazie. La grazia si riversa su di noi. E la grazia è una benignità, non è una malignità, è una benignità. Non è maligna, non è maligno. Il maligno produce sospetti, pensieri, pensieri di male, soprappensieri di male, sospetti. Mancanza di fiducia, cioè mancanza di fede, incredulità. L'amore suo ci riempie. L'amore suo, quando noi lo accettiamo, lo apriamo il nostro contenitore per contenere il suo amore. Il suo amore trasforma la nostra vita. Sai cosa compie il miracolo dentro di noi? Non è perché tu, io siamo bravi, siamo dei scienziati o delle persone particolari. Niente. Io non sono particolare per niente. Sono uno salvato per grazia. Come voi. Voi come me. Di particolare zero. Fede. Solo
Sai cosa cambia fra di noi? Il nostro rapporto di fede, di fiducia. Se tu apri il tuo cuore, no? Tu puoi aprire il tuo cuore poco poco, poco poco, poco, picca picca, dicono io. Pequeño, in spagnolo. Muy pequeño. Corazón muy pequeño. E pequeño poi è dentro l'amore, no? Pequeño è la fede, pequeño è l'amore. Poco è ciò che, perché la natura dell'uomo non si fida, non è che mi fregano qua, non è che, dov'è la fregatura? Cioè, per natura l'uomo è sospettoso, è incredulo, segue le passioni carnali. Questo è l'uomo, ma ce lo descrive il Signore, la natura dell'uomo è così. E noi veniamo trasformati, dice, veniamo modificati. Una volta quando eravamo ragazzi, nei motorini, nelle vespe, si facevano le trasformazioni. Antonio, lui è un motorista. Facevo io, pure questo. Trasformavamo roba così nella mente velocissima. E il Signore ci vuole trasformare, e ci vuole rendere Abbas, no? Nel periodo che è anche dei 500. Di più, il Signore di più, ci vuole trasformare, altro che Abbas. Ecco, per dare un'idea, egli potenzia tutto ciò che è buono dentro di noi. Sai cosa fa lo Spirito Santo? Compie delle cose incredibili che tu non sai, che la tua mente umana non può concepire, ma tutto ciò che è buono viene implementato dal Signore. Oh, Gesù Cristo, guarda. Egli poi trasforma il male, compie un miracolo, trasforma il male in bene. Uno magari non si fidava, sospetti di male, pensieri negativi, poi nel Signore cambia. Io vi confesso, io ringrazio Dio che dentro di me non ci sono sospetti di male. Quando uno viene e mi racconta una cosa nell'ufficio, non è che io sono, come dire, disavveduto. Mi racconto, dice, ma pastore, credo a tutto. Perché io credo nel Signore. Cioè, la mia fiducia è nel Signore. E che lui mi sa preservare, sa filtrare da ogni negatività. Quindi io non è che mi devo muovere come un giorno, come gli uomini, sospettoso con tutti. Quindi mancanza di fiducia, mancanza di amore. Ma dobbiamo avere fede nel Signore. La fede produce amore, cioè produce un credito. Amore che cos'è? Non è un credito. Dai crediti, no? La fede non è dare credito. O no? Lode Gesù Cristo. Io quando qualcuno mi sorprende nel male, non è che io non vedo il male, lo vedo il male, ma spero sempre il bene. Io sono uno che spera sino alla fine il bene, quindi
Io dico, Signore, il male che sia distrutto, che sia convertito. Lode Gesù Cristo. Che se noi ci fermiamo a guardare il male, rischiamo di non fare più l'opera di Dio. Se noi guardiamo il male intorno a noi, perché quando noi dobbiamo fare il bene, guarda che l'avversario è subito pronto. Dice che il Signore, quando si stava preparando per andare nel paese di Gadara, che era nell'altra riva, era una missione, dice, nessuno ci andava del popolo, perché era il paese dei posseduti, degli indemoniati, a Gadara non ci vai. In altro Evangelo, paese dei Geraseni. Il Signore ci va, ma prima di andare avvengono nella vita di Gesù una serie di prove. Una delle prove che lui ha superato è quella della famiglia, dei legami familiari. Se noi impariamo a seguire Gesù, noi arriveremo sino alla fine. Gesù, per compiere la missione che il Padre gli affida, perché Gesù è venuto per compiere la missione, una missione che gli viene affidata dal Padre, egli dovette superare tutti i problemi. Ecco perché egli si è incarnato, è diventato un uomo come noi, perché egli stesso ha vinto, per vincere per noi ogni prova. Tutte le prove le ha vinte. Nella sua vita terrena, egli ha vinto ogni prova. Gloria a Gesù Cristo. Per entrare nel paese dei Gadareni, prima di compiere questa missione, che era una missione, come dire, abbastanza delicata, abbassate l'audio della sala regia che si sente il ritorno. Franco, dobbiamo comprare quelle spugnette delle sale regia che assorbono il rumore. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gesù dovette superare una serie di prove. Una di quelle che noi possiamo vedere, una delle più importanti, è quella dei legami familiari. Ma già quando era piccolo Gesù, che non lo trovavano, ricordate, erano andati ad adorare a Gerusalemme, c'era la tradizione delle feste, eccetera, e non trovano Gesù. La mamma era disperata, il padre pure era disperato, e poi lo trovano nel tempio e lui gli dà una risposta. La madre: ma tu non sai che sono nella casa del padre mio? Lode Gesù Cristo. Quindi Gesù, per superare, per compiere questa missione molto delicata, dove nessuno andava, perché era un luogo molto. Egli ci mostra che per compiere alcune missioni molto difficili, noi dobbiamo santificarci. La santificazione, sai che cos'è? Che cos'è la santificazione? Allora non mi fate che ora guardiamo quello che fanno alcune religioni.
La santificazione significa separare il cuore dal mondo e appartarsi per il Signore. Ma non significa non avere famiglia, non lavorare, non significa tutto questo. Se qualcuno pensa questo, pensa sbagliato. Se qualcuno dice no, allora non devo lavorare, non devo avere famiglia, sbagliato. Cioè significa che noi dobbiamo essere uomini normali su questa terra, ma vivere l'impegno con Dio. E ci sono tanti su questa terra che lo vivono, eh? Non è che dice, no, non è possibile, ce ne sono tanti uomini e donne di Dio che vivono questo impegno sulla terra, sono sposati, lavorano, hanno figli e fanno la volontà di Dio. Ecco che cosa vediamo? Che il Signore, per compiere le missioni più ardue, più difficili, per andare avanti nella vita, che noi dobbiamo proseguire, o no? O dice fermiamoci qua, eh? Fermiamo qua, arrostiamo un po' di carne. Facciamo una festa. E ci sono quelli che vivono così. Vivono di pensieri. Vivono. Ma il Signore ci chiama, a noi ci sta chiamando per un altro compito. È un compito sempre più alto. Dio ci sta chiamando a fare la sua volontà, cioè a fare il regno di Dio. Il regno di Dio, compiere il regno di Dio è qualcosa di molto difficile. Poche chiese, o almeno non molte chiese lo fanno. Molti predicano, pregano, fanno il culto, ma il regno di Dio è una cosa molto difficile. All'uomo è impossibile, è possibile solo ai cristiani, a coloro che credono, solo a coloro che hanno la rivelazione, solo a coloro che il Signore gli rivela. Io mi ricordo, vi dico, per comprendere, Dio ci rivela. Noi dobbiamo compiere una missione. Come ricordo, all'inizio della fede il pastore era tornato da un lungo viaggio. Lo conoscevo poco perché conoscevamo altre persone, perché lui era impegnato nel suo lavoro, stava facendo studi, eccetera. Pochissimo, ricordo. Ma quando egli, mi ricordo, tornato da un lungo viaggio, poi iniziò a parlare di cose nuove. Non so se qualcuno si ricorda, ma io mi ricordo. Iniziò a parlare di cose nuove, no? Di missioni nuove. Lode Gesù Cristo. E ci preparò il Signore attraverso la parola. Mi ricordo che uno studio era sui gadareni. Il Signore doveva attraversare le acque per passare dall'altra riva. Era un viaggio molto difficile, insidioso. Ma prima ancora di intraprendere questo viaggio ci sono tanti problemi, si scontra con la normalità dell'uomo, con i legami dell'uomo, ci scontriamo con, anche noi avremo, quando per fare
la volontà di Dio, avremo problemi come li ha avuti Gesù. Gesù ha avuto problemi con la famiglia, sapevate voi? Lo sapevate? Ha avuto una crisi familiare. Noi oggi la chiamiamo crisi familiare. Sai qual era la crisi? Tutta la famiglia era contro di lui, perché lui predicava e la famiglia era incavolata. Incavolata perché erano, lui faceva la volontà del padre e loro non lo capivano. Alleluia. Poi lui ci insegna attraverso quei fatti, insegna una cosa grandiosa, che l'opera di Dio si mette al primo posto, cioè la missione del Padre viene prima di ogni cosa. Lo spirito dell'uomo potrebbe pensare, io vi dico cosa pensa lo spirito dell'uomo, ma vuole spaccare, divide il Signore, così si divide, no, si rompe lo spirito del mondo, lo spirito, come dire, familiare, come dire, la famigliola felice, nel stare lontano da Gesù, nel vivere secondo quello spirito, felice e contento, ma non esiste felice e contento. Felice e contento si vive in Cristo. Felice e contento tu puoi vivere in Cristo, perché fuori da Cristo, nel mondo, ci sono solo tribolazioni. Poi, se qualcuno racconta un altro Evangelo, questo è l'Evangelo di Gesù, cioè la verità di Gesù. Dice, dal mondo riceverete solo tribolazione. E ciò che divide la comunione, le famiglie, è lo spirito del mondo. Sai qual è il significato di Satana, diavolo? Sai, proprio nella terminologia antica, significa separatore. Diavolo significa colui che separa. Il diavolo separa, non Gesù Cristo. Gesù Cristo unisce, fortifica, libera, sana, lode Gesù Cristo. È il diavolo che si insinua per spaccare, per rompere, per dividere, lode Gesù Cristo. Ma egli, mettendo ordine nella nostra vita, non divide, fortifica le famiglie. Egli è venuto per fortificare le famiglie, non per dividere le famiglie. Egli ci ha mostrato la formazione delle famiglie. La Chiesa è una famiglia. Egli ha creato l'uomo e la donna. Chi l'ha creato? Chi ha detto che devono stare insieme e fare figli? Non l'ha detto il Signore? Chi è che vuole dividere? Il diavolo, che trova ogni scusa per rompere la comunione familiare, amicizia, comunitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Lode Gesù Cristo. Sempre così è. Se tu vai a vedere, chi rompe, chi spacca è il diavolo. Gesù unisce. È in Cristo che le famiglie rimangono salde, non si sfaldano. In Cristo, se Gesù è al centro della famiglia, le famiglie resistono agli attacchi del mondo. Nel mondo oggi la famiglia non esiste più, è una formalità. Molte famiglie dopo un po' di mesi arrivano, oggi c'è il divorzio veloce. Lode Gesù Cristo.
Ma mettere ordine nella nostra vita non significa che Gesù è venuto per spaccare. Dice, la Chiesa divide le famiglie. Hai mai visto tu che le Chiese dividono le famiglie? Cioè la Chiesa di Gesù Cristo. Non è manco, è un pensiero abominevole, diabolico. Proprio non è di Cristo per niente. Con Cristo non ha nulla a che fare questo pensiero. Quindi la radice, no? Da dove viene questa radice? Viene dalla terra, dice, dalla natura umana, quella carnale. Perché l'uomo ha una natura carnale che, Giacomo dice, una natura carnale. Quando prende il sopravvento e combatte in maniera terribile la natura di Dio. Lode Gesù Cristo. Ecco. Se noi dobbiamo compiere una missione più grande, perché il Signore ci affida la missione più grande, noi dobbiamo sapere mettere ordine nella nostra vita. Dio ci chiama. Egli non è. Non ha lasciato, Gesù non ha lasciato la missione per seguire mamma, figli ed tu. Vi risulta così? È andato nel paese dei Gadareni? Oppure i fratelli, le sorelle, la mamma che imprecavano fuori hanno vinto? Cioè Gesù, che è il classico one di questi tempi, che segue che ha fatto Gesù, è andato avanti, è andato a compiere la missione del Padre. Dice, io devo andare nel paese dei Gadareni, e lì c'era una missione, portare il regno di Dio, il potere di Gesù Cristo, e gli doveva liberare. Sai qual era la missione? Ma è andato per una persona sola. Alcuni, io ho sentito, è come Giona, vi ricordate Giona? A Ninive. Ma io, faccio tu a Ninive. Io vi racconto la storia di Giona a modo mio, in questa maniera. Ma Giona era uno mandato, aveva il mandato, però era uno che le circostanze avevano vinto la fede sul mandato. Ma io a Ninive vado là, tagliano le teste, e persecuzione, va tu. E il Signore gli dice, vedi che devi andare. Lui, intelligente, no? È come quelli che quando tu gli dici, vai a fare questo, ti dice sì, e poi fai così. Poi non è andato. Lui ha detto così, ha fatto il furbo. La furbizia viene dal maligno, non viene dallo Spirito. Fatto il furbo, sai che ha fatto? Ha detto sì, e poi ha fatto i fatti suoi, è andato per un'altra via, però lui ha fatto un'esperienza. Una balena, la sua nave è stata distrutta, aveva preso un'altra via, e tutto andò alla malora. E lui finì dentro la pancia di una balena. E vedi la furbizia, furbizia di Giona. Io, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere l'aspetto umano, no? Lo spirito dell'uomo, la furbizia dell'uomo. Te frego io, Gesù, Dio, te frego, ah mia, canvi. A Ninive. Dice, ma tu devi andare a Ninive, tu devi fare questo, io o tu rigo. Ma grazie a Dio, guarda l'amore di Dio verso Giona, una cosa incredibile. Io dico, Signore, anche io quando sbaglio, Signore, non mi trattare per gli sbagli, salvami,
come Giona che è stato salvato, pure io. Non voglio fare il lone, one, one. Però salvami, come hai salvato Giona? E Giona, grazie a Dio, ha vissuto la grazia. Voi non sapete, alcuni non sanno la storia di Giona, ma Giona poi, dopo 3 giorni, ha iniziato a invocare il Signore. Il Signore qua, sono finito nella pancia di una balena. Salvami, salvami. E trovò salvezza. Giona trovò salvezza. Gloria a Gesù Cristo. Però, vedi, Dio ci chiama, Dio ci sta chiamando a fare cose maggiori, ma siamo noi pronti a cose maggiori? O i fratelli e le sorelle e la mamma di Gesù vincono. Fratelli, sorelle e madre erano tutti fuori così, ma Gesù, ma avevo finito. Erano là, erano contro. I fratelli, in un altro passo, dice, quando sentivano parlare i discepoli, lui che si doveva manifestare. I fratelli che avevano le scatole rotte hanno detto: ma senti, ma perché non ti manifesti? Vai, vai. Ricordate? Vai. Il Signore poi dice: il vostro tempo è sempre pronto. Io ci andrò al tempo giusto. Però i fratelli, vai, manifestati, non sei il figlio di Dio, non sei. Lode Gesù Cristo. Dio ci sta chiamando a una missione più grande, ognuno di noi. Dio ti sta chiamando a una missione più grande, ma per proseguire e vincere, se no rischi. E non andare avanti, non puoi andare avanti, e non superi. Dovete superare i problemi, i legami familiari. La famiglia di Gesù, quella carnale, non voleva. Sapete? Ora ditemi, la vostra coscienza. La famiglia di Gesù non voleva che Gesù compiva la missione. Ora facciamo un referendum. Vediamo chi è d'accordo con Gesù e chi no. È così, tanto per. Dice, voglio fare un referendum, tanto per capire. Io l'avrei fatto scritto perché qualcuno mi metterebbe no. Sono sicuro. Qualcuno mi scriverebbe: no, viene prima la famiglia. Viene prima, cioè, quando si parla della famiglia, tutti gli altri legami, no? Tutti. Volevo fare io sto referendum. Chi pensa che Gesù ha fatto bene? Io penso che Gesù ha fatto bene. Chi pensa che Gesù non ha fatto bene? Ora, se lui è il primogenito, il primus, l'indicatore, colui che ci deve indicare la via e il modo come noi ci dobbiamo comportare, domanda. Se lui ci sta insegnando che quella è la via, io sapete che sto meditando e in effetti
Gesù ha ragione. Gesù ha ragione. Eppure io voglio andare nel paese dei Gadareni, come Gesù. Non tutti possono andare, eh? Erano quelli che andarono e quelli che noi dice no, noi siamo di un altro partito. Il partito del no. Stiamo da casa. Riposiamoci, non facciamo nulla. Lode Gesù Cristo. Per proseguire nella missione dobbiamo vincere tutto ciò che è umano e carnale. Lo dobbiamo vincere. Vincere significa dobbiamo manifestare Cristo. E Cristo mette pace, gioia, mette unione, mette benedizione. Sai cosa mette il Signore se tu fai la sua volontà? Benedice la tua vita, benedice la tua famiglia. Sai cosa fa il Signore per coloro che lo scelgono? Riempie, ti riempie di bene e non permetterà che la tua famiglia si distrugga. Non lo permetterà. Lode Gesù Cristo. Che la tua vita si distrugga. Che quelle che tu ami si distruggano. Lode Gesù Cristo. Io avevo preparato altro, però il Signore poi al momento prende argomenti che noi neanche sappiamo, ma che poi in effetti servono, perché noi dobbiamo vincere i legami. Per andare avanti dobbiamo vincere ogni legame. Dobbiamo scioglierci da determinati legami che ci opprimono, legami che producono oppressione. Significa che sono legami negativi, noi ci dobbiamo sciogliere. Sto dicendo di sciogliere le famiglie, sto parlando di altro, del peccato. Del peccato sto parlando, dei peccati. Scioglierci da tutto ciò che schiavizza l'uomo, da tutto ciò che ci divide da Cristo e dalla sua missione. Da questo noi ci dobbiamo sciogliere. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ecco, per andare avanti nella missione, dice, la missione si fa più dura, no? È come i libri d'avventura. La nostra vita è un'avventura. È un cammino, è un proseguo. Il tempo scorre e noi viviamo. È un proseguo. Ogni giorno ci sono cose nuove, fatti nuovi, problemi nuovi. Ma col suo spirito noi siamo più che vincitori. Con il suo spirito siamo più che vincitori. Nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dino.